E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Bentornati in casa Snow, ragazzi, e come al solito c'è Ella che è qui. Indaffarata con le pulizie, chi è qua? Si sta chiedendo se voglio andare a casa sua. No, tesoro, oggi no, perché purtroppo, ragazzi, oggi è un triste giorno. È un triste giorno perché? Perché siamo purtroppo arrivati al momento fatale, ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Tiana sta a meno 2 dal diventare una giovane adulta, quindi da diventare poi, ragazzi, l'erede della terza generazione. E quindi Alexander, ragazzi, deve purtroppo, sappiamo, è una cosa molto brutta, però Alexander, ragazzi, deve perire, proprio francamente. Io ringrazio di cuore Ari Sims che mi aveva consigliato di, vi avevo chiesto comunque come farlo morire, ragazzi, e Ari mi aveva detto, guarda, prendi la macchina, quella lì che cambia il tempo, fallo morire folgorato. Ti ringrazio tanto, però poi riflettendoci ho pensato che fosse quantomeno giusto. Detesto questa cosa, ragazzi, perché fosse per me non lo farei morire, ovviamente, però sono le regole della challenge e vanno rispettate. Ho pensato fosse quantomeno giusto, visto che sei giocoso, tesoro, che bello, farlo morire, insomma, mentre svolge la cosa che, a parte la sua famiglia, ama di più, quindi la pesca. Purtroppo non riuscirà, ragazzi, mancano 7 pesci, non ce la farà mai a completare la sua aspirazione, è una cosa molto triste, però che dobbiamo fare? E questa è stanca morta, tuo marito sarà morto tra poco, tu invece stanca morta, va bene. Battute a parte, devo dire che qua c'è qualcun altro che invece non è proprio molto soddisfatto, perché? Perché si sente un po', no? La nostra Ilaria, come se non stesse concludendo poi molto nella sua vita al momento, perché, ragazzi, non ha un lavoro, si sente in debito anche, no? Lei è venuta a vivere qui, ma non sta facendo niente. Quindi a questo punto lei intraprenderà una carriera. E quale carriera, ragazzi, vedendo i suoi tratti, ovvero smanettone e topo di biblioteca, io ho pensato a quella di guru tecnologica, che secondo me è la più adatta, vi dico la verità. Quindi guru tecnologica, ragazzi, giocatrice di sport o imprenditrice di startup? Fatemi sapere voi. Non ce la vedo come imprenditrice, però magari, chi lo sa. Fatemi sapere cosa ne pensate, ecco. Quindi avrà un lavoro anche lei, alleluia, cara. E visto che ti stai scocciando, guarda un po', ora è la scusa per videogiocare, perché è per lavoro, videogioca. In molti mi avete detto, ah, che peccato, Tiana sempre triste, Tiana. Però, ragazzi, Tiana è sempre triste perché è la casa, cioè, vedete, in questa stanza, stranamente, lei sta bene. Appena varca la soglia ed arriva qui, la nostra si deprime. Poi metteteci pure, cioè, è sto tratto schifiltosa del pero che rovina tutto, fondamentalmente. A saperlo che la questione, no? Insomma, che la cosa sarebbe stata così drammatica, voglio dire, ma ecco, molto a disagio, perché per lei i dintorni sono disgustosi, l'ambiente è sporco. Ora io ho tolto quel piatto, vi giuro che non riesco proprio a capire se c'è altro che le dà fastidio, o se semplicemente ciò dipende dal fatto che la nostra non ha una casa, come dire, no? Poi così, chissà quanto lussuosa, concedetemi il termine, quindi non lo so, ragazzi, vi dico la verità. È anche per me una rottura di pere, perché ecco, è perennemente a disagio. Quello che mi domando però è se fosse la casa, ragazzi, il problema, non appena avrà finito, la farò venire un attimo qua per fare una prova. Vedete? Lei è a disagio perché è schifiltosa, non perché c'è qualcosa che non va in realtà, ragazzi, perché a questo punto, cioè, non c'è niente, voglio dire, quindi vieni qui, cara mia, e partecipa. Insomma, datti da fare in qualche modo, dai una mano. E quindi sì, ragazzi, abbiamo un giorno per, insomma, far morire Alexander. Bruttissima come cosa, ma è la verità. Allora, tu fatti al volo una doccia, cara. Canta sempre sotto la doccia perché tu canti che stai meglio quando canti, credimi, meglio così. E intanto
Sviluppa la tua abilità di recitazione. Non hai iniziato, inizi sabato, quindi direi che devi assolutamente iniziare a sviluppare questa abilità. Alexander, caro, come va? Sul riscaldamento, però te la cavi alla grande ancora per, insomma, sei in surriscaldamento da 54 secoli, non lo so, vabbè. Vediamo, ragazzi, comunque pensavo, ecco, di farlo morire così. Se poi vedo che le cose, fra virgolette, si mettono male, nel senso che passa il tempo e questo non schiatta, vien da sé che dovrò trovare un altro sistema. Intanto, Ella, cara, sono le 10, vai a dormire, guarda, perché dovrebbe esserci del cibo in frigo, però, insomma. E il piccolo Jack, eccolo qua, guardatelo, quanto è patatoso. Genoveffa è tornata a casa, deve sviluppare il violino, quindi, cara, fai un piacere a tutti noi. No, beh, oddio, così è un po' esagerato, ragazzi, scusate, ma ogni tanto parte. Allora, vai, esercitati. La stanchezza, non lo so, per essere rovente a causa della temperatura, ma non mi sembra, ragazzi. Cioè, previsione di oggi è ondata di caldo, ma questo sta meglio di me, insomma, diciamocelo. Però c'è anche domani l'ondata di caldo, devo dire, quindi vediamo un po' come si metterà la situazione. Senza cipriani da usare come esca, non tenere a pescare, va bene, senza. Pesca con l'esca, dai, pesca con, non lo so, il pesce persico, dai. Finché puoi resistere dall'andare in bagno. Oh, la differenza, ragazzi, nessun disagio. Loro che hanno il tratto schifiltoso, entrambe perennemente a disagio. Quindi questa è la dimostrazione di quello che vi dicevo prima. Quindi purtroppo io per Tiana obiettivamente non posso fare niente. Diciamocelo, anche perché non è che Tiana nella storia, perlomeno prima di conoscere il principe, non è che vivesse nel lusso, ok? Quindi non mi, se cioè, mi sembra anche piuttosto fuori luogo farle una casa che sia, no? Al momento, chissà quale, ecco, agio, cose così. Allora, tesoro, dovresti venire qua. I tuoi ometti dormono, quindi esercita. No, esercita gli discorsi? No, no, non è vero, non è vero. Esercita nella recitazione, qua, dai. Mi raccomando, vai così, eh. Ah, perché tua figlia sta rompendo il pelo in camera tua? Ma no, perché noi abbiamo sbagliato stanza, Ella, scusami. Mamma mia, ragazzi, scusami, tesoro, scusami, scusami. Ok, direi che anche tu puoi smettere e prenderti una porzioncina. La notizia positiva, ragazzi, è che Ella dovrà smettere di praticare come un'ossessa quando Alexander morirà. Magra consolazione, perché comunque, ripeto, mi dispiace veramente tanto per Alexander. Però che dobbiamo fare, ragazzi? Arriva sera, quindi non penso che ora schiatterà, detto proprio fra noi, però vabbè. Dettagli. Chiacchiera un po', perché voi siete un po' in questo momento mi fate una gran tenerezza entrambe, vi dico la verità. Sai, a volte, non lo so, ho un cassettone qui in casa, ma mi sento inutile, a chi lo dici? Io faccio 800.000 cose per meritarmi il ruolo da erede, sai, a volte vorrei fuggire. Peccato che non ho un'auto, non solo tu, tesoro, tranquilla, quindi non preoccuparti. Eh sì, lei ti può capire, tesoro, ti può capire. Cara, potresti. Ecco, basta. Basta. Comunque sono sicura che troverai qualcosa. No, ho trovato qualcosa, dice lei. Allora, benedetto se lo smartphone. Ok, va bene, cara. Poi vattene a dormire, va, che è meglio. Allora, dunque. Vabbè, lezione fra 3 giorni, quindi ormai dormi. Tu, carissimo, direi che è proprio arrivato il momento di andare in bagno. E finché non sarai a pezzi, ma tanto a quest'ora, ragazzi, non ne vale la pena obiettivamente, perché no, lo mandiamo a dormire e domani mattina vediamo un po' se pare brutto detto così, ma se riusciamo a far fuori Alexander. Allora, dunque, porta tuo figlio, insegnagli a usare il vasino, assolutamente, guarda, cioè proprio è vitale sta cosa, perché ma dove vai? Tuo figlio sta qua, lo sai? Ora, capi? Vabbè, però dai, raggiunto livello 4 di recitazione, tesoro, brava, però tuo figlio se l'è fatta di nuovo nel pannolino. Che tristezza, prendi una porzione, che è qua?
Omelette, vabbè, dai, un omelette una volta ogni tanto ci può stare. Secondo i suoi standard, secondo i suoi standard. Tesoro mio, io ora non voglio dire niente, ma hai rotto il pero. Ok, hai fatto tutto quello che dovevi fare. Guarda, lascia stare. Vai qua e mangia qualcosa. Fai un pasto veloce. Mangia dei, non lo so, dei cracker al formaggio. Tu sei stato del tutto inutile, caro, lasciatelo dire, perché tuo figlio se l'è fatta sotto. Quindi non ha imparato un pero di niente. Quindi per favore, quantomeno, sfamalo, ok? Riesci a fare questo? Dai il cibo, ok? Prosciutto e formaggio e acqua. Almeno quello, ragazzi, non lo so. È stato utile fino adesso quanto il due di coppe quando regni a bastoni, ma no, sì, beh. Caro, per favore, vedi di non deludere le aspettative della tua consorte, ecco. Questa, ragazzi, vive nel perenne disagio, ve l'ho detto, il perenne disagio. Sente pure il pannolino che puzza, quindi per carità. Senti, dai una bella notizia. Che a dire della sua giornata prima di tutto? No, 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 fermi, ragazzi, non ti puoi distrarre un minuto. Molla il piatto! Mollalo subito. Oh. Allora, com'è andata la tua giornata, tesoro? Tutto bene? E lei, sì, tutto bene. Sai, volevo dirtelo davanti a un cappuccino, ma non posso proprio resistere. Perché davanti a un cappuccino? Vedi? Anche se non ho letto molti libri, sono esperta di computer e non ho voluto perdere tempo a prendere mosche. Oggi per me è una bellissima giornata di sole, splende il sole. E lei, sì, ma che cosa vuoi dire? Oh, non farò scoppiare una guerra, te lo dirò subito. Allora, sono entrata a far parte del mondo finalmente, ho un lavoro e lei. Oh, ma tesoro, è meraviglioso! Questa sì che è una notizia da pollice in su, eh sì! Poi lo sai, i computer sono la mia passione, quindi mi sento proprio a mio agio. Ti ho lasciato come una statua, vero? Sì, anche la puzza del pannolino di mio nipote. Beh, ok, mi fa molto piacere, tesoro, evviva! Bisogna essere così, proprio diretti. Quindi fai una cosa, dalle un bel bacio, quindi baciala. Che no, non è la canzone della Sirenetta, ragazzi, è proprio che deve baciarla. Ok, e tu occupati del pargolo, per favore, vieni qui. E fai un bagno con la schiuma Jacques, perché puzza tuo figlio, te lo volevo proprio dire di cuore. Nel frattempo, tu invece dovresti fare un pasto veloce. Ma sì, fai un tramezzino al prosciutto e formaggio, dai. Immagino sia un avanzo comunque del piccolo. Stringi Genoveffa, ma certo, tesoro. Dov'è? Fermi tutti, stringila, certo che la devi stringere. Oh, guardate che carine. Ed è a questo punto, ragazzi, che fai fichi fichi. Ok, vabbè, no, l'ho cancellato per sbaglio, ma porca pera. Amoreggia, vabbè, prima amoreggiate, magari poi compare di nuovo l'opzione. Sediti e chiacchiera qui. Come va il bagnetto, tesoro? Tutto bene? È una peste come te, quindi che bello, evviva le gioie, ragazze, evviva le gioie, eccovelo qua. Il piccolo demone. Oh, tutta la mamma, in molti me l'avete fatto notare, è tutta la mamma, sì, avete ragione, è tutta la mamma. Allora, patato, eccolo qua, vedete? Tutta la mamma, non è adorabile? Allora, dunque, gioca con i blocchi, ok, perfetto, dovresti. Lei ha un provino, ragazzi, quindi sì, un pochino, no? Insegnerà le forme al pargolo, però poi il giorno dopo lei ha un provino, ragazzi, figuriamoci. Può occuparsene lui che non ha niente da fare, a parte, ecco, pitturare, che volete che sia, insomma, secondo il suo punto di vista, ovviamente, ragazzi, perché sappiamo purtroppo com'è fatta la nostra Anastasia. Caro, mi dispiace dirtelo, ma è proprio vita breve, quindi goditi quest'ultima serata vicino a tua moglie, perché mi rendo conto è una cosa orribile, ma è così. Allora, via. Possiamo anche togliere tutti i piatti del mondo, ma tanto ragazzi, questo senso qua di disagio non passerà mai. Oh, amoreggia, dai. Oh, sono così tenere. Come si fa a non amarle? Oh, fai fichi fichi con Genoveffa. Quindi le nostre si ritirano
per un po' di privacy, ragazzi, e fai fichi fichi con Genoveffa, ognuno nelle sue stanze. Te qua come va? Ok, qua ci penso io, non preoccuparti, perché lo schifo regna sovrano in questa casa. Tu poi vai a dipingere perché, ragazzi, in questa casa sono le 5 del mattino di sabato neanche, ma sembrano le 11, cioè tutta vita proprio, non ci si riposa mai qua. C'è qualche piatto da queste parti? No, non mi sembra di vedere altro, quindi. E notare il piccolo Jacques che sta facendo dannare sua madre. Patato, la mamma ti sta spiegando come devi inserire quelle forme, capisci? Quella forma di casetta, tesoro. E lui, senti mamma, mi sono scocciato, vedi, eccolo qua. Blocco dei blocchi, non voglio più farlo, bene, che bello. Quindi il cibo, no. Sveglia Genoveffa, sì, lui è proprio il tipo. Oh, guarda la TV. E ragazzi, lei un pochino, secondo me, si mette qua, guarda un canale per bambini. Ragazze, però dovete schiodare da qua, altrimenti non accadrà mai nulla, lo dico per voi. Insomma, via, andatevene. Ok, e il pargoletto che vuole vedere la TV. Si mette qua e guarda, cioè lei lo mette davanti alla televisione, ragazzi, per trovare un po' di pace. Non è, voglio dire, la prima nell'ultima che fa una cosa del genere, quindi. Oh, fichi fichi per la prima volta, patate. Beh, si festeggia il fatto che la nostra abbia trovato un lavoro. Allora, dunque, come va? Mi ha impegnato sto quadro, devo dire, sto dipinto. Mamma mia, veramente arte pura. Allora, dunque, ragazzi, vediamo un po'. Rissa di quartiere, ci manca, vero la lotta? Sì, vabbè, ci manca solo. La nostra inizia sabato alle 9. Se vuoi far concederti un riposino, perché, ragazzi, il sonnellino di bellezza, figuriamoci, questa se lo deve fare, voglio dire, no? Ci mancherebbe, lui può restare sveglio col pargoletto, ma lei deve dormire. Eccoci qua, ragazzi. Alexander Berglund si è spinto troppo oltre e sta morendo per il caldo eccessivo. Mamma mia, sono una sofferenza, ragazzi, vi giuro. È una sofferenza. Eccola lì. E fatalità, chi passa di qua? Una delle sorelle di. Vabbè, ma che sfiga! Chi è? Cucciola, infatti. Cucciola, non fare così. Mi dispiace. Guardate, ragazzi, Tiana sdraiata qua a rinfrescarsi, proprio ignara di tutto. È terribile, ragazzi. Queste interazioni buffe, certo, come no, tesoro, no, mi dispiace, non avrei più occasione. Promossa attrice non protagonista, tutto sta accadendo. Anastasia è stata promossa attrice non protagonista, nuove edizioni sono ora disponibili. Questo pure promosso il creatore di tele. Vabbè, ragazzi, io non ho parole. Lei è attesa perché comunque sta lavorando tanto e secondo me, non lo so, una parte di lei sente che c'è qualcosa che non va e ha bisogno di parlare con suo padre. Sa dove può trovare suo padre, ragazzi, perché sa che suo padre quando non lavora praticamente, a meno che non debba dare una mano in casa, perché poi comunque se deve riparare qualcosa o altro, di questo se ne è sempre occupato Alexander, sa che può trovarlo qui. Quindi verrà sicuramente qui lei adesso. E secondo me, eccolo lì, ragazzi. Chiede Alexander della sua giornata. Non è andata bene, tesoro, credimi. Per niente. Eccola lì, vedova, per aver perso un vero amore. Lei viene qui perché magari sente, ecco, le grida di, poi capirai, l'attrice già di suo. In questo caso, ragazzi, sentono tutti quanti le grida di Anastasia, perché io immagino non abbia proprio dei modi, ragazzi, no, angelici. Quindi, no, tesoro, mi dispiace. Quindi si precipitano qui. Ma che ti impari a conoscere tua madre adesso, dopo 800 secoli? Ma cosa è successo, insomma, no? E quando arrivano qui? Eccola lì, ragazzi. È una tragedia proprio, veramente. Questa col piatto, promossa a controllo qualità, sì. Tesoro, potevi però mollare il piatto, non è proprio l'ideale in questo momento. Sì, hai capito quello che è successo, vero?
Il lutto, per forza, ragazzi, qua sono tutti in lutto. Chi è? Ma no, non possiamo farti visita. Siamo in lutto, è lutto per Alexander. Ma scherziamo, immaginiamo lei abbia mandato un SMS, ragazzi, quindi pure lei viene qui in lutto, tutti in lutto. Venite qua, sì, ce n'è bisogno. Tutti in lutto per Alexander, perché Alexander, ragazzi, si merita almeno questo, ecco, la sua famiglia a pezzi proprio. Le sue figlie, cioè ragazzi, è un qualcosa di terribile tutto ciò. È un qualcosa di terribile. Veramente. Cioè, mi dispiace troppo, però purtroppo le regole della challenge sono queste. Che cosa devo fare? Tesoro, prendi questa e poi. Poi mettila nell'inventario. Sì, ragazzi, è un qualcosa di. Cioè, soprattutto per carità. Non che per le altre figlie sia meno, come dire, drammatica la cosa, però soprattutto per Tiana, che aveva comunque questo sogno, no? Di coinvolgere suo padre nell'attività. Tu vai al lavoro, tesoro, perché meglio, come dire, no? Sapete quando si preferisce, oh, chiedere a lei di diventare la fidanzata. Proprio ora, ecco, che anche Genoveffa voleva fare un passo importante. Del tipo, perché la vita è così ingiusta? Lo so, tesoro, hai ragione pure tu. E quindi sì, ragazzi, purtroppo la prima regola, diciamo, della challenge è stata portata a termine per quanto riguarda la prima, vabbè, una delle regole della challenge della terza generazione, ovvero quella di Tiana, è proprio quella che Alexander, cioè il padre, comunque doveva morire prima che la nostra diventasse giovane adulta. Poi ci sono in realtà anche altri modi di interpretarla, da quanto ho capito, perché c'è per esempio chi la interpreta come che lui deve morire prima di diventare giovane adulto, c'è anche chi la interpreta così. Però alla fine della fiera, ragazzi, io penso questa sia l'interpretazione migliore, non perché io abbia scelto questa, quindi è meglio, però perché comunque secondo me non avrebbe tanto senso, cioè alla fine noi sappiamo che perlomeno quello che si vede dal cartone è che il padre di Tiana è scomparso quando lei comunque era adolescente, più o meno, poco più, insomma, ecco, non era proprio piccola piccola, quindi farlo morire quando lei era proprio neonata, ecco, una toddler, non mi sembrava il caso, ecco, diciamo. Quindi cerca di consolare, chiedi un consiglio tu, ma consola tua madre, abbracciala affettuosamente, insomma ragazzi è una tragedia, è una tragedia, lo so, e per di più siamo così, a meno uno. Quindi ragazzi, che dire, non passerà mai entro 2 giorni, perché è ovvio e anche giusto che non passi entro 2 giorni. La nostra è distrutta. Scherzando? Perché mi picchiate? Oh mio Dio, ragazzi, è la rissa di quartiere. Ma vi pare il momento? Io non lo so, ma vabbè, ti prego, invia un SMS triste a qualcuno, guarda, lascia fare. Non guardarle nemmeno queste perché sono pessime. Ma chi è Alessandro De Luca? Non lo conosco, ragazzi, però vabbè, invialo a tua zia perché è stata lei poi che l'ha trovato. Ma che picchi tua madre? Dovevi consolarla! Ecco, buon modo, ce l'hai presa almeno la sveglia, ti prego. Ecco, ti prego, dimmi che gliel'hai date quantomeno, tesoro, perché trionfante, oh, ti ci sta bene, tua madre te le ha date, quindi basta. Lei è distrutta, è appena morto tuo padre, io ragazzi non lo so, ma queste sono cose assurde. Piangi a fiumi. Perché come minimo piangi a fiumi. No, guarda, non vogliamo venire da te, però fatti un pianto, quello sì. Ragazzi, vai, ecco, guarda, vai a fare jogging per schiarirti le idee. Perché secondo me, per esempio, anche lei, ragazzi, ce la vedo. Piangi a comando. No, vabbè, ragazzi, è tremenda. Ecco, sei molto triste, ti prego, fai almeno finta di esserlo. Lasciamo stare, vabbè, ragazzi, lasciamo stare.
Quindi sì, vai a correre, tesoro. Lei in questo momento non vuole avere nessuno intorno, vuole stare per cavoletti suoi. Vieni qua, occupati di tuo figlio, ha molta fame, ci manca solo che te lo portano via. E che dire, ragazzi? Io direi che noi possiamo fermarci qua a questo punto per questo episodio, perché nel prossimo io vorrei festeggiare. Ovviamente, ragazzi, Tiana non vorrà festeggiare, perché diciamocelo, è anche normale. Però diciamo che vorrei festeggiare il compleanno di Tiana. Sarà una cosa molto tranquilla qui in casa, ok? Che è occasione di una vita. Giorno fa Daniela ha fame e riceverà una promozione. La vita di Genova è mutata. Fermi tutto, occasione di una vita. Il momento sul palco di Genova sta per volgere al termine e vede l'artista successivo in attesa dietro le quinte. Mentre si accinge a rimettere il microfono sull'asta, si accorge di un uomo in giacca e cravatta che prende posto in fondo al locale, in disparte rispetto al pubblico. Anziché sorseggiare una bevanda, tira fuori un taccuino e sembra intento a prendere appunti. Possibile che si tratti di un talent scout in cerca di talenti emergenti? I pensieri si affollano nella mente di Genoveffa, che deve subito decidere se concedere egoisticamente un bis o cedere le luci della ribalta all'artista. Ora, ragazzi, ma a prescindere a... Io non volevo la fama per lei, però cedi le luci della ribalta a una come Genoveffa, ma certo che concede un bis, ragazzi. Quindi con una promozione anche per Genoveffa che mi diventa musicista ufficialmente, fermi tutti, oddio, una debuttante illustre. Bene, anche più famosa della sorella, decide il proprio futuro, rinvigorita, continua la sua esibizione. Oh mamma santa, ragazzi, vabbè, direi che musicante di motivetti, direi che ancora, cioè quasi il dramma proprio, perché pure tu, torna subito in casa, ci manca che fai la stessa fine di tuo padre. Ti prego, tesoro, vai qui, torna in casa, vai in bagno. Io, ragazzi, cioè, questa famiglia adesso è sconvolta, vi dico proprio che sì, sono sconvolti. Quindi vai, fatti un bagno con la schiuma. E quindi sì, nel prossimo episodio comunque assisteremo a questo momento tanto atteso, ovvero il compleanno, la crescita di... Ma tuo figlio l'hai messo qua? Ma che cappero fai? Ma io, ragazzi, io vi giuro non capisco. Cosa cappero state facendo? Ma io, ragazzi, fermi. Pure questo riscaldamento al morto, ok? Cioè, cosa cappero fate? Fallo mangiare a sto poveretto. Mamma mia, ragazzi! Qui qualcun altro rischia la dipartita. Quindi direi che noi ci fermiamo qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, purtroppo, della dipartita del nostro povero Alexander. Cosa ne pensate del fatto che Genoveffa, a quanto pare, insomma, voglia prendere in mano la situazione e abbia deciso, ecco, di chiedere a, ecco, mangia qualcosa, guarda, di chiedere, cioè, almeno questo è nei suoi piani, di chiedere ad Ilaria di diventare la fidanzata in modo ufficiale. Ecco, devi anche andare in bagno, che bello. Secondo voi come se la caverà? Se se la caverà, ragazzi, la nostra Ella, ditemi veramente cosa ne pensate. C'è di tutto e di più, di tutto e di più. Di sicuro Tiana, ragazzi, non avrà per niente voglia di festeggiare ed è assolutamente comprensibile. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist. Mi raccomando, soprattutto i link ai canali dei miei amici youtuber, andate lì nei loro canali, iscrivetevi perché ne vale veramente la pena. Sono veramente bravi ragazzi, simpatici, talentuosi. Quindi andate, mi raccomando, con la campanellina sempre attiva, ragazzi, perché solo in questo modo vi arriverà una notifica quando qualcuno... Mamma, scusate, era un piatto, me l'ha già preso. Quando qualcuno di loro pubblicherà, qualcuno di noi in generale pubblicherà un contenuto, comunque ecco nel proprio canale, quindi un video. Quindi mi raccomando, ragazzi, andate, andate e iscrivetevi. E che dire, io, sta famiglia è distrutta. Io non so se mai si riprenderanno, mi auguro di sì, perché beh, è stato un episodio, ragazzi, veramente triste. Mi ha fatto star male dover far morire Alexander, ve lo giuro, però purtroppo le regole della challenge sono le regole e non potevo farci niente. Alexander sicuramente ci mancherà perché è sempre stato un po' in disparte, però, ragazzi, devo dire che comunque io l'ho amato molto per soprattutto, ecco, la bomba emotiva, che bello, che bello.
Travolgente, sfociando sempre in un crollo emotivo esagerato. Oh, che bello, perfetto, che bello. Dicevo che soprattutto mi è piaciuto all'inizio quando doveva far innamorare Ella, il loro incontro. Quindi sì, all'inizio è stato proprio il principe azzurro per eccellenza per quanto mi riguarda. Sicuramente molto più DJ, questo è poco ma sicuro. E anche perché non è che ci voglia una scienza per esserlo più DJ. E quindi, ragazzi, niente, che dire, io vi abbraccio forte, fatemi veramente sapere cosa ne pensate di tutto sto casotto. Vi rimando al prossimo episodio, ormai lo sapete più che bene, sul Soul Simmers. E non.